Il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso delle regioni Abruzzo, Puglia, della provincia di Teramo e di alcuni comuni costieri contro il Ministero dell'Ambiente. Per cui il Consiglio di Stato con questa decisione ha dato via libera alla ricerca di gas al largo della costa adriatica dall'Emilia-Romagna fino alla Puglia. Opporsi, come hanno fatto alcune regioni e alcune associazioni ambientaliste, alla ricerca degli idrocarburi, di cui siamo importatori per il 90% purtroppo, significa arrecarsi del male contro ogni buon senso. L'Italia è leader in Europa e nel mondo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e questo è un punto essenziale per l'Italia, e questo è stato riconfermato anche dalla nuova strategia energetica nazionale, e deve proseguire su questa, su questo percorso. Ma ciò non toglie però la necessità che per i prossimi 30 anni noi abbiamo bisogno ancora di un forte fabbisogno di combustibili come il gas a minor contenuto di anidride carbonica. L'Italia, sappiamo, ha le migliori professionalità e le migliori industrie capaci di estrarre gas con minore impatto ambientale, e il Consiglio di Stato ha interpretato molto bene la legislatura vigente, cioè soprattutto ha confidato sul buon senso degli italiani, e questa è la notizia molto importante.